senza hopefully. Quindi mi prendo anche il tempo di pulire. Sto scherzando, no? Visto già che io ogni volta che vengo a Rossano cerco con piacere, perché buonasera a tutti, perché vi trovo sempre più numerosi, e questo non può che essere dovuto al grande lavoro e alle tante battaglie che Fratelli d'Italia con Ernesto Rapani in prima linea sta effettuando su un territorio che è stato abbandonato, bistrattato dai suoi stessi politici di riferimento. La chiusura del Tribunale di Rossano, il progetto sulle trivellazioni, il progetto scellerato delle trivellazioni, il problema dei rifiuti sono solo alcuni esempi, ma noi siamo pronti ad altre mille battaglie come queste. Se avremo questo sostegno, che sono sicuro non mancherà mai, anzi sono sicuro che crescerà sempre di più, insieme ad un consenso che sono altrettanto certo ci porterà ad avere presto una voce e una rappresentanza chiaramente adeguata nelle istituzioni di conto. Istituzioni che, parliamoci chiaro, fanno acqua da tutte le parti, a cominciare dalla regione. Dobbiamo fare i conti con un ennesimo fallimento e non bisogna aver timore di dirlo, nonostante la politica di governo della regione sia quella del centro-destra. È inutile che facciamo l'elenco delle problematiche che ci troviamo di fronte tutti i giorni, le conoscete sicuramente meglio di me, ma dopo le note vicissitudini noi abbiamo solo voglia di voltare finalmente pagina. Ma ahimè, dall'annuncio di quelle famose dimissioni del presidente Scopelliti e di tutta la sua giunta, ad oggi non è successo proprio niente. Nulla è mutato, l'annuncio è rimasto tale e tutti restano al loro posto. Come mai? Perché, ci chiediamo? Perché, come al solito, purtroppo chi dovrebbe curare i nostri interessi li pospone ai propri. Probabilmente stanno preparando a propinarci un altro bel pastrocchio elettorale per impedire ai cittadini di esprimersi, di esprimere il loro consenso, meglio ancora, il loro dissenso attraverso le preferenze. Ancora una volta cercheranno di blindare il loro posto attraverso il meccanismo probabilmente delle liste, degli stoni bloccati. Questa volta però non lo faranno in mezzo al silenzio. Questa volta siamo pronti, scenderemo in piazza per urlare con tutta la forza che abbiamo in corpo, per evitare che la democrazia, la sovranità popolare non vengano ulteriormente violentate e usurpate per uso e consumo di pochi. Questo lo sosteniamo con molta forza, con molto vigore, e vi invitiamo, siete tutti invitati a scendere in piazza con noi per evitare che questo si verifichi. Ma d'altronde non mi stupisce più di tanto se finanche a livello nazionale lo stesso partito, quello che a me considero l'ex presidente della regione, sostiene un governo fantoccio. Anche questo nato con una manovra della Prima Repubblica, un grande bluff, invece di definirlo, un grande bluff Renzi, che giorno dopo giorno sta svelando le proprie carte. Dice il Premier, bisogna fare in fretta, e certo, perché più si fa in fretta e più è facile far passare inosservate le magagne. Dice, abbiamo abolito le province. Falso. Hanno abolito l'elezione diretta del Consiglio, ma l'apparato istituzionale resta. E c'è un ulteriore taglio di spesa per missione dello stesso del Rio. Dice, abbiamo abolito il Senato. Falso. Vogliono abolire i senatori, ma il Senato continuerà a costarci 1 miliardo di euro all'anno. Poi vendono le auto blu su eBay, qualche decina di auto blu per qualche spicciolo,
e si dimenticano di dirci che ci sono delle convenzioni che nessuno sembra voler revocare e che prevede l'acquisto di un altro centinaio di nuovi mezzi per un totale di 25 milioni di euro. Insomma, è la solidarietà. Di chi si preoccupa di come poter abbindolare al meglio l'opinione pubblica con operazioni di facciata senza alcuna sostanza. E non si preoccupa invece di chi giorno per giorno si indebita con Equitalia per pagare pensioni da 270.000 euro a personaggi come Giuliano Amato e che in cambio la pensione in compenso non ce l'avrà mai. Non si preoccupa di difendere le imprese, i commercianti italiani dalla concorrenza sleale delle attività cinesi che continuano a crescere, proliferare, disturbare il nostro territorio, fregandosene delle regole, mentre le nostre invece continuano a chiudere, vessate dalla burocrazia, dal nostro sistema fiscale. Non si preoccupa minimamente di riportare a casa i nostri due soldati ingiustamente detenuti in India, lanciando un messaggio molto grave, molto preoccupante a tutti quei ragazzi che sono in missione di pace in tutto il mondo. Il messaggio che lancia il nostro Stato è: ragazzi, se dovesse accadervi qualcosa, il vostro Stato non è in grado di tutelarvi. Si preoccupa invece, signor Renzi, in compenso, di fare l'inchino alla signora Merkel, relegandoci ancora una volta al ruolo del solito ruolo, purtroppo, dei camerieri della Germania, dell'Europa. Un'Europa all'interno della quale, è inutile che lo neghiamo, non ci sentiamo più a nostro agio. E di questo, onestamente, siamo molto rammaricati. Europa nazione, questo è il grido che da sempre ha accomunato i giovani della destra. E molti ragazzi delle passate generazioni sono caduti portandosi dietro questo sogno nel cuore. Sognavamo un'Europa dei popoli sovrani, non dei popoli sudditi. Un'Europa della solidarietà tra stati e non l'Europa delle oligarchie, dei poteri forti. Non è l'Europa che vogliamo, quella che costringe i suoi stati membri a ripianare il debito con le banche, prima ancora di dare sostegno alle imprese e alle famiglie. Non è l'Europa che vogliamo, quella che ci definisce pigs, maiali, nonostante il nostro contributo sia quello più elevato in proporzione al nostro PIL. Non è l'Europa che vogliamo, quella che finanzia le banche private con un tasso di interesse pari allo 0,25% e poi consente che con questi soldi le banche possano effettuare le proprie speculazioni o rivendere lo stesso denaro alle famiglie e alle imprese al 12% quando va bene, con un ricarico del 6.000%. Ditemi voi, quale altra impresa in Italia può permettersi il lusso di avere un ricarico di questo genere senza che intervenga un qualsiasi organismo di controllo? E come se non bastasse, si concedono pure il lusso dell'anatocismo senza che alcuno batta ciglio per impedire questa macelleria sociale. Il bello però deve ancora venire. Questi simpatici tecnocrati dell'Eurozona ci stanno preparando una sorpresina post-elettorale. Il rispetto del fiscal compact ci costerà tutti. Scusate. Dicevo, il rispetto del fiscal compact costerà tantissimo agli Stati membri. A noi ci costerà circa 40 miliardi in una previsione ottimistica e la Commissione europea, conscia del fatto che ben pochi stati potranno permettersi di rispettare
questo patto. E allora cosa si inventano? Si inventano una specie di pilota automatico per il rispetto tecnico e forzato degli accordi. Il cosiddetto Fondo Europeo di Redenzione, ovvero l'EF. Cosa fa? Permette di finanziare l'eccedenza del debito tramutando i titoli nazionali con quelli con garanzia comune, emettendo dei super euro bond con rating tripla A. Questo però che cosa comporta? Un prezzo pesantissimo per noi. In cambio di ciò vengono prese garanzia tutti i nostri asset patrimoniali, le riserve valutarie auree e parte del gettito fiscale, tipo l'IVA, per esempio. Praticamente stiamo firmando delle cambiali in bianco, e se non saremo in grado di versare gli importi previsti per i prossimi 20 anni, la riduzione del debito avverrà automaticamente con la vendita dei beni patrimoniali seguendo la logica del curatore fallimentare. Quindi se tutto ciò avvenisse, ed è molto facile, verosimile che sia, si tratterebbe dell'abdicazione più totale di qualsiasi residuo di sovranità e saremo depredati di tutto il nostro patrimonio pubblico. A queste condizioni, chiaramente, non ci stiamo più. Abbiamo bisogno di rialzare la testa, di disegnare la nostra posizione, anche a costo di uscire dall'euro. Perché, come diceva quel signore là, per noi viene prima l'Italia, poi l'Italia e poi ancora l'Italia. Che sia dunque una buona Pasqua di risoluzione per tutti quanti noi, per la nostra terra e per la destra. Tanto maggiore. Thank you.